Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono in tutto 38.594 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto all'altro ieri si registrano 258 nuovi casi di età compresa tra 1 e 97 anni. Il totale risulta differente a seguito di un riallineamento. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 32, 11 in provincia di L'Aquila, 8 in quella di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 7 in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale purtroppo a 1309 di età compresa i 9 nuovi casi tra 69 e 95 anni, 3 in provincia di Chieti, 5 in quella di Pescara, 1 in provincia di L'Aquila. Di questo totale dei nuovi casi, 2 fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo ieri dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 26.105 pazienti dimessi o guariti, 282 in più rispetto all'altro ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sono 11.180, 36 in meno rispetto a due giorni fa. I tamponi eseguiti sono stati 4.244, 453 pazienti, 15 in meno rispetto all'altro ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40 numero invariato rispetto a due giorni fa con 4 nuovi ricoveri, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 10.687, 21 in meno rispetto a due giorni fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi registrati in questi giorni, 52 sono in provincia di L'Aquila, 65 in quella di Chieti, 56 in provincia di Pescara, 63 in quella di Teramo, scende di un'unità il numero di quelli fuori regione, mentre sono 23 quelli per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Salgono a 17.643 in Abruzzo le dosi di vaccino contro il Covid somministrate. Sono pari al 72% delle 24.510 complessivamente consegnate alle 4 ASL. La percentuale colloca la nostra regione al quarto posto della classifica nazionale. Del totale delle persone vaccinate, 11.258 sono donne e 6.385 uomini. In 16.328 casi si tratta di operatori sanitari e sociosanitari, in 1.029 di personale non sanitario, mentre 286 sono gli ospiti delle strutture residenziali. La maggior parte delle dosi somministrate è andata alle fasce di età tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella 40-49, poi da quella dai 60 ai 69 anni, 30-39 e poi dai 20 ai 29 anni. Poi ci sono le fasce dai 70 ai 79 anni e dagli 80 agli 89, ma anche gli ultranovantenni e le persone di età compresa tra 16 e 19 anni, che sono state queste ultime 10. E si è concluso ieri sera lo screening, cioè il controllo di massa, al Paladin Martin di Montesilvano. Sono stati effettuati 881 tamponi nell'ultima giornata con 6 positivi. Al termine delle operazioni, che erano iniziate lo scorso 4 gennaio, si sono registrati 5.479 test con 21 positivi. Va detto però che alcuni cittadini non hanno eseguito il tampone perché già avevano fatto quello molecolare in quanto sospettati di avere il Covid e altri invece perché magari in età scolare e quindi destinatari della possibilità di appunto fare il tampone a scuola, così come per il personale scolastico. Il vice sindaco di Montesilvano con delega alla protezione civile Paolo Cilli ha definito lo screening molto positivo. Ieri è intervenuto al Pala Congressi anche il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Pescara, il dottor Vincenzo Ciamponi, che si è complimentato con i sanitari che in questi giorni hanno effettuato il controllo.
Le segreterie Fisascat, CISL e Wiltux Abruzzo, categorie che si occupano della tutela dei lavoratori del settore terziario, hanno tentato di sensibilizzare le ASL abruzzesi sul tema del vaccino al Covid-19, invitando le stesse ASL ad inserire nelle liste prioritarie per la somministrazione dell'antidoto anche lavoratori non dipendenti delle ASL, ma che comunque lavorano in ambienti altamente esposti al rischio contagio. Un contesto lavorativo davvero variegato che comprende servizi di pulizia e sanificazione delle sedi, anche ospedaliere, per le quali le lavoratrici sono tenute a svolgere le proprie mansioni in tutti i reparti, compreso quello Covid, ma anche le operatrici e gli operatori del CUP, che spesso lavorano nella stessa sede ospedaliera occupandosi delle prenotazioni, delle visite per gli utenti abruzzesi e quindi sempre esposte al contatto con tutti quelli che si recano allo sportello. E poi c'è la mensa, distribuzione pasti e la vigilanza fissa, che sono l'altra parte di lavoratori che ruotano intorno all'universo mondo della ASL e per i quali le organizzazioni sindacali hanno chiesto maggiore attenzione e tutela. C'è una nuova proposta di legge regionale sul turismo equestre in Abruzzo, lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Sospiri, un settore, quello equestre, quindi legato ai cavalli, che può diventare eccellenza turistica, secondo Sospiri, contando su un potenziale bacino di utenza europea forte di circa 30 milioni di cavalieri appassionati di turismo equestre, secondo i dati di Fiera Cavalli 2019. La legge, secondo il presidente del Consiglio regionale, sarà uno strumento ideale per promuovere la regione quale territorio da scoprire a cavallo e per incentivare lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale. Dallo scorso 28 dicembre a Pescara chi passa con il rosso agli incroci di via Tiburtina, via Tirino e via Ferrari ha la multa telematica rilevata dai nuovi semafori T-RED che gli verrà recapitata direttamente a casa. Sono infatti entrati ufficialmente in servizio i nuovi impianti installati in via sperimentale nei tre incroci stradali ritenuti più a rischio sulla base dei dati dei sinistri. Non solo, nelle prossime settimane valuteremo anche l'opportunità di abilitare gli stessi impianti al rilevamento con relativa sanzione dell'eccesso di velocità, perché già oggi sappiamo che su quei tre assi viari si marcia anche a 80 km orari a fronte del limite di 30-50 km orari, altra causa di numerosi incidenti con investimenti di pedoni. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza del Comune di Pescara, Armando Foschi. Prenderà il via questa settimana il progetto ULE 2021, uniamo le esperienze anche a distanza. L'iniziativa promossa dall'associazione LI, Laboratorio Innovazione di Pescara, in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare e la sua Università della Libera Età. Il progetto, realizzato grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prenderà il via sabato con una lezione spettacolo dal titolo Le radici del volgare, al cura del comico e docente Duccio. E siamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, occasionalmente associati a precipitazioni sparse, localmente a carattere nevoso fino a quote collinari. Dal tardo pomeriggio sera, inoltre, è prevista una graduale intensificazione della nuvolosità nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con possibilità di rovesci nevosi intorno ai 200-300 metri. Domani, inoltre, annuvolamenti e rovesci nevosi potranno estendersi anche verso l'Aquilano. Tuttavia, nevicate sparse, generalmente di debole intensità, potranno manifestarsi fino a quote molto basse o pianeggianti anche sul settore adriatico. Temperature in diminuzione più marcata dal pomeriggio sera e nel corso della giornata di sabato. Venti deboli dei quadranti nordorientali in rinforzo in serata nottata, specie lungo le aree costiere e collinari. Mare generalmente mosso o molto mosso. I dati sono forniti da abruzzometeo.org. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale. Grazie per averci seguito. A risentirci.
Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.